Cosa c'è, Roberta? Che cos'hai? Luca è partito per la campagna. Sì, lo sapevo. Ho parlato con lui. E io ho parlato con Giuliana. Sai, mi sembra una persona molto interessante. È molto più intelligente di quanto tutti credano. Non so, penso che abbia qualcosa di speciale che potrebbe risvegliare l'interesse di Luca. Ah, Roberto, andiamo, per favore. Luca ha soltanto bisogno di essere lasciato in pace. L'unica cosa che vuole è che gli permettiate di essere se stesso, finalmente. Non ti va di parlare di Luca? No, non è questo. Il fatto è che oggi ho avuto una giornata difficile. Davvero? Non vuoi dirmi perché? Sì. È venuto a trovarmi Maurizio, sai? È venuto a farmi una proposta. Una di quelle che fanno loro, una proposta a cui non puoi dire di no. Sai cosa devo fare? Portare una valigia alla stessa persona dell'altra volta. E ti giuro, Roberta, che non so cosa fare, non so proprio cosa fare. Devi assolutamente ubbidire. No, no, non sì, voglio. Ernesto, non puoi rifiutarti. Ce la faccio. Vedremo in seguito come uscirne. Può costarti la vita se non lo fai. Dove li hai presi questi? Rispondimi. Molto bene. Se non vuoi parlare, non farlo. Sonia mi ha detto che ti sei offerto di trovargli una casa. Sono affari miei. Sono affari tuoi. Molto bene. Ma io ti avverto, Mario. Se continui a rubare, ti giuro che ti denuncerò anche se sei mio figlio. Scusi. Sì, mi dica. Potrebbe aiutarmi? Certamente. Ecco, io sto cercando una signora. Sì. L'ho vista entrare. Somiglia a una mia amica che non vedo da tempo. E non sono sicura che sia lei, ma... Come si chiama? Claudia Renni. Claudia Renni. Sì. Claudia Renni. Sì, dunque, vediamo. No, mi dispiace. Non c'è nessuno registrato con questo nome. Ne è sicuro? Sicurissimo. La signora che è appena entrata si chiama Ofelia. Ofelia Lascano. Ofelia Lascano? Sì. Ma che strano. Avrei giurato che fosse lei. Evidentemente devo essermi sbagliata. Mi scusi, la ringrazio. Si figuri. Di niente, arrivederci. Con permesso, Sebastiano. Sì, che c'è? C'è il signor Ernesto Alberti. Può riceverlo. Alberti? Ah, sì. Certo, fallo passare. Signor Alberti, si accomodi, prego. Posso? Molte grazie. Di niente. Salve. Come va, Sebastiano? Ti ricordi ancora di me? Come no, Ernesto. Siediti. Grazie. Come mai sei qui? Bene, innanzitutto voglio chiederti scusa per non averti avvisato prima, ma... Dimmi, che succede?
Sono in una situazione molto delicata. E anche piuttosto insolita. Ti chiedo di nuovo scusa per averti disturbato, ma... non c'è nessun altro a cui possa rivolgermi. L'occasione merita un brindisi, dottor Morandi. Finalmente le nostre famiglie si uniscono. Ecco lei. Auguri. Auguri. Non mi sembra che lei abbia molta voglia di festeggiare, dottor Morandi. Che le succede? C'è qualcosa che non va, forse? Veramente non era questa la cerimonia che speravo per mio nipote. Lui insiste in una cerimonia intima.